Grazie di cuore a tutti voi per il supporto che continuate a dare a queste serie. Vi chiediamo semplicemente di continuare a supportarle in tre modi: lasciando mi piace, iscrivendovi e attivando la campanella. Fatelo se volete che questa serie continui fino alla fine del campionato. e magari anche per il prossimo campionato. Buona Buona visione visione e vai col video. vai. Che vergogna sto Fabio. Sì, guarda, mo vediamo. Sì, guarda, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Lasciate mi piace, grazie a chi lo farà. Se vi iscrivete, attivate la campanella, ci fate 10 volte più contenti. La metà di voi praticamente ci segue sempre, è pubblico fidelizzato, apprezza questo canale ma ancora non lo ha fatto. Se ci volete, fa sta cortesia, è una cosa che va anche a vostro vantaggio. Due canali di calcio, Fantacabbo, pronostici di Serie A, chi più ne ha più ne metta, video super interattivi. Venite a partecipare, venite a sfidarci e un canale extra calcio. Li lasciamo in descrizione o compariranno qui durante il video. Cominciamo da. Sappiamo la nuova sfida della schedina. No. Ancora fanno la sfida ai nella pronostici. Scorsa settimana. Ai pronostici, mi sbaglio sempre. Se avete partecipato, riportate i vostri. Andate a recuperare il commento che avete fatto e i risultati riportateli qui sotto per vedere chi ha fatto meglio tra me e lui, ma anche e soprattutto tra me. Mi dia. La settimana ci siamo sfidati su Roma Inter e Milan Napoli. Su 1x2, ammonito, under over, parziale secondo tempo e risultato esatto per entrambe le partite. L'ho detto, riportate i risultati qua sotto nei commenti. Roma Inter 1x2, che ci avevi messo? 2. X, l'hai beccato te. Ammonito. Cristante. Paredes, hai beccato te? Manco io. Under over. Over. Pure io ho beccato entrambi. Parziale secondo tempo. 2. Peccato pure io, l'avevo visto. Ah, voglia. Risultato esatto? 1-2. Io ho detto 2-2. Milan Napoli 1x2. 2x. 1. Ammonito. Kier. Di Lorenzo. Beccato tu? No. Under over. Under. Over. Hai beccato capito. Under. Parziale secondo tempo? 2. 2. Sbagliata, quindi sbagliata pure te. Risultato esatto? 0-1. Tu a 2, io ho fatto 2. Tu hai fatto 5? 1, 2, 3, 4. Punti totali, a parte ce l'ho scritto qua, mamma mia, come sto ridotto, ragazzi. Punti totali e scontri diretti. Se tu c'hai 78 punti, quanti punti ho io? 75. Quindi stai 3 tu un vantaggio? 3 un vantaggio, che ne so. E ritenta? Di più o di meno? Ritenta! 80. 78 a 96. 96 9 vittorie per te e 12 11. Ah, questa 11. Però te la ricordavi. Mo perché che mi hai detto i punti totali, mi sono ricordato. Nuova sfida alla schedina. No, ai pronostici. Ai pronostici. Perché mi invento i nomi che poi non mi ricordo. Allora, questa settimana secondo me è tosta. È veramente difficile. Ci siamo sfidati e vi sfidiamo in Napoli-Genoa e Lazio-Bologna. Su 1x2, assist, gol no gol, parziale primo tempo e risultato esatto per entrambe le partite. Fate il vostro gioco qui sotto nei commenti e ovviamente vince chi ne indovina di più. Vi ricordiamo, assist e risultato esatto se beccati valgono 2 punti anziché 1. Napoli-Genoa 1x2. 1. Anche per me. Assist... Kvaratskhelia. Io ti butto un Zielinski fugace, funesto, selvatico. Gol no gol? Gol. Anche per me gol. Parziale? 1. Parziale primo tempo 1 anche per me. Risultato esatto? Già lo so. 2 a 1. No. 3 a 1. Per il Napoli. Ok. 4-3-3. Guarda, mo fa 5-5. 0-0-4. Fa 8-1-1. No, in quel caso 8-0 per il Genoa. No, 0-0 molto. No. Non è ortomuso 0. Lazio-Bologna 1x2. X2. Assist Zirkzee. Anche per me. Incredibile ma vero. Gol no gol? Gol. Gol anche per me. Parziale X2. Risultato esatto 1-1. 1-2. Bologna. Ah però. Tiè. Risultati, segna o non segna del precedente turno di Serie A. Non so se vi ricordate, è successa una cosa clamorosa, scandalosa, inspiegabile, inequivocabile. Sì. E vediamo se uno di noi due ha indovinato per andare ad aggiungere al computo del segna o non segna totale qualche punticino bonus. In più. 3, 2, 1.
Cioè, questo ha scritto come me, Tang Tang Tang. Cioè, i commenti sotto c'è. I nomi ce li metto io, ci ha messa pure lui. Ci ha messa la lingua. Citazione, io voglio sapere di che film stiamo parlando. Noi non diciamo nulla, eh. Ecco. Non ha segnato. Ovviamente no. Ah, la sfida, nuova sfida, l'ha fatta lui, la deve proporre a me già e pronta. A voi, e già l'ha fatta. Allora, vai. Romelu Lukaku segna o non segna Roma Inter? Abbiamo detto entrambi no. Non ha segnato. Uno pari. Lautaro Martinez segna? Non segna, tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. Dice tanto, cioè, abbiamo perso, tanto vale, no? Mi faceva pure vincere a sto punto, no? Una minima gioia mi faceva vincere, no, niente. Okay. Ha beccato lui. Beh. Lautaro Martinez non ha segnato, ha segnato chiunque tranne lui. Leao segna o non segna, tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. Ma il bello è che le giocate, gli strappi, lo so, cioè, li fa, però... Cioè, a livello di concretezza, poco. Sta diventa Pisellino, però Pisellino, quello il figlio de... era il figlio del braccio di ferro, Pisellino. Mi sembra di sì. Il figlio era del braccio di ferro. Il figlio del braccio di ferro. Vabbè, or nipote, non mi ricordo. No, mi sa di nipote. No, mi sa che bombava Olivia, mi sa proprio di sì. E da Olivia, dai una botta a Olivia e c'è esce Pisellino, giustamente. Certo. Capite? Certo. Magni spinaci, invece che Pisellone è uscito Pisellino. Va benissimo. Kvara. Segna o non segna, entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato. No, infatti, siamo 4-2 per te, però. Ani. Ambo, Nito. Tu hai detto no, io ho detto sì. È stato ammonito. Ah, bene, perfetto. Quindi 4-3. E questo è il lago della bilancia clamoroso. Provedal, gli segnano o non gli segnano? Tu hai detto sì. E tu pure. E io pure. Quindi cambia niente. Abbiamo beccato entrambi, ma hai vinto 5-4. Ho vinto. Bene, bene. Punti da dare ai scontri diretti. 78 punti per te. 100? 92. Ah. Perché non so 100, ne mancano 8. Sei vinto 8 volte. Quante volte ho vinto? 12. Cioè, cose te ricordi e cose non te ricordi. Ma io vado a completamente a caso, yeah. Sempre vai. A caso. Proponi a me, proponi a loro. Ce l'ho qui, yeah. È tutto pronto. Ce l'ho! Ah, scusa, non avevo capito, vai. Non segna, segna. Allora, assist. No, sì, l'assist non c'è. Andiamo per gradi. Napoli-Genoa. Io ci ho provato lo stesso. Al momento parte dalla panchina o addirittura non viene manco convocato. Complimenti. Al momento. No. Non mi fido. E pensavo di solleticarti un po'. Perché non dovrebbe manco partire titolare se. Quindi non mi fido. No, non è detto. Io comunque ho detto di no. Vabbè. Retegui. No. Non mi fido. Manco io. Bene. Immobile. Passiamo a Lazio Bologna. È Lazio Bologna. Lazio Bologna. Immobile non si. Manco per me. Strano, perché tu Immobile solitamente dici sempre sì, segna. No. Poi? Zirkzee. Segna. La butta dentro. Per me no. Cioè tu hai detto 4 no. No. Come no? Sì. Pablo Marì. Ammonito. È Monza Milan. Ammonito. C'è rischio un'altra con Bani, ma ha detto bene, mi dice bene pure con Pablo. No, segna e non verrà ammonito. Per te. Tu poi dice no. Io, no, facevamo assist o non assist. Io dicevo sempre. Era ammonito, non lo so perché non mi io dicevo ispira. Sempre no. Lui. Non gli dite niente, però. A lui non gli dite niente, però. Quando lui dice sempre no all'ammoniti, niente, nessuno dice niente. Assist, dico io no. Ma capo, dici sempre no, è normale che vinci sempre. Ok, poi? Io dicendo di no, sto sempre a prendere sbagliata, sei sempre tu capi. Perché c'è la competenza, poi? Sì, la competenza. Sì. E Szczesny. È Verona-Juve. Lo prende? No. Non lo e prende. E tu hai detto che lo prende. Io ho detto che lo prende, assolutamente. Bonus. E dobbiamo scegliere il nostro calciatore. Caccia o cellulare. Intanto prendi questi, va. Intanto guarda, la partita è la stessa, però. Las! Non segnerà mai, è per il meme.
si sa mai, è capace pure. No, contro la Salernitana. Sa butta dentro la porta. Contro se stesso. Se fa autogol. Non vale. No, piglior Marius. No, non mo più ormai, no, mi dispiace, ma non mo più. Primo canale, sì. Tutti i fantagabbi e cazzi vari. Dai, ciao.